Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A me sembra tutto un po' un gioco delle parti per tenere il Movimento 5 Stelle appunto a bordo, cioè minacciare le urne per evitare che escano dalla maggioranza, che è lo stesso motivo per cui il Presidente Draghi l'altro ieri è andato al Quirinale per dare il e poi ieri è stato molto duro in conferenza stampa per dare il segno che senza il Movimento 5 Stelle nel governo precipita tutto. Dopodiché sono convinta che se il Movimento uscisse e il presidente Mattarella, che non ha intenzione di mandare il paese alle urne, chiedesse a Draghi di rimanere, Draghi rimarrebbe, perché quello che diceva Panarari, in questa legislatura abbiamo avuto prese di posizioni sempre molto forti, ma sono state tutte smentite. Draghi non voleva fare il Presidente della Repubblica, in realtà è rimasto molto male per il fatto di non esserci riuscito. E Mattarella stesso aveva detto che il bis non ci sarebbe stato e adesso al Quirinale. Lo stesso Salvini aveva garantito che la Casellati aveva i voti per diventare Presidente della Repubblica, non li ha avuti. La sera, nonostante la sconfitta che aveva avuto, ha detto domani mattina avremo una Presidente donna, riferito a Elisabetta Belloni, non c'è stata neanche quella. Il tema qui, secondo me, è di credibilità della politica. Io da osservatore, ma da elettore, non mi fido di nulla di tutto quello che viene detto, perché viene sempre smentito il giorno dopo. Paradossalmente, Draghi ha fatto un capolavoro, ha rimesso Conte al centro, perché era il più ambiguo di tutti i leader, e adesso lui il bandolo della matassa. E lo capisco, a me non è piaciuto nessuno dei provvedimenti che ha preso durante i suoi governi, soprattutto i bonus che tra l'altro Draghi sta continuando a emettere. Però adesso capisco la difficoltà, perché come qualsiasi decisione prende, perde un pezzo di movimento. E mi pare che in questa situazione complicata in cui si trova in questo momento Giuseppe Conte, un pezzo di rilevante di responsabilità ce l'ha avuto anche Luigi Di Maio, che gli ha sottratto una pattuglia non da poco e gli ha tolto sostanzialmente la golden share della maggioranza, in cui sappiamo bene qualunque partito non ha la possibilità numerica di sfilare o di decidere della sopravvivenza. Panarari,